Eila, guardate qui chi vi ha portato! Chi? Sono curiosa anch'io! Ciao a tutti! Lisa, che sorpresa! Lisa, ciao! Avete visto che sorpresona super? Come mai questa improvvisata? Beh, fra 15 giorni cominceranno i primi test di ingresso. E così ci hanno lasciato un weekend libero per rilassarci e caricarci, in vista della piena immersione nello studio. E là come vanno le cose? Sono migliorate? Beh, Crystal continua a voler disfare il nostro club, ma noi teniamo duro. Bravi, così si fa. Beh, oggi pomeriggio sei tutta mia. Ti faccio rilassare un bel po'. E poi questa sera e domani sarai tutta di mamma e papà. E domani pomeriggio andremo a fare shopping insieme. E questa sera ti preparo una cena favolosa. Wow, mi viziate troppo. Bene, ora andiamo a salutare Maya, non vede l'ora di rivederti. E poi sua nonna René ha comprato una super piscina, ci aspetta là. Wow, davvero? Ancora con quella piscina. Henry, sei solo invidioso. Invidioso io? Ma figurati. Già, come no. Ehi Lisa, hai visto che piscina splendida? Già, è veramente favolosa. Complimenti, René. Oh, grazie Lisa. Forza, devi raccontarmi tutto sul club degli emarginati. Sì, ma prima mi faccio un bel tuffo. E poi ci racconti anche se c'è qualcuno di carino. Cosa hai detto? Non ho sentito niente, sorella. Sì, vai tranquilla. Tanto ti farò il terzo grado. Oh, oggi pomeriggio sono molto stanco. Ho proprio bisogno di un riposino. Oh, mi metto sul mio bel divano. Oh. Ma, Mary! Stai facendo? Sto passando l'aspirapolvere, no? Ma io voglio riposare in silenzio! Beh, allora vai da qualche parte. Io devo pulire la casa. Oh, sì, un bel riposino. Ma cos'è questo rumore? Oh no, è la lavatrice! Il bagno confina proprio con questa parete. Oh, uffa, provo ad andare in giardino. Ecco qui il mio sdraio all'ombra di un grande albero. Ehi Kelly, che ne dici? Andiamo a farci un bagnetto anche noi? Oh! Dai, giochiamo a pallanuoto! Ma che diavolo! Oh, cavoli! Ci sono le ragazze in piscina! Mi sa che devo trovarmi un altro posto per riposare. Oh, grazie mille, amico mio, di ospitarmi a casa tua. Mary sta facendo le pulizie. In giardino ci sono i bambini e le ragazze in piscina. Puoi immaginare la confusione. Figurati, Henry, per così poco. Se vuoi puoi salire in camera mia. No, figurati, il divano andrà benissimo. Perfetto, allora accomodati pure. Ehi, ma... cos'è questo rumore? Ah, sì, scusa, è vero. È il rubinetto che perde. L'idraulico verrà a aggiustarlo domani. Domani? Ma io devo riposare oggi! Ok, grazie della disponibilità, ma meglio se vado a trovarmi un altro posto. Ah, ok, mi spiace, Henry. Forse è destino che io oggi non riposi affatto. Mi è venuta un'idea fantastica! Sono sicuro che lì riposerò! Ah, la sala cinema dove proiettano un film muto. Qui non c'è nessuno e ora posso farmi una bella dormitina. Ah.